Una serata indimenticabile, piena di sorprese e intrattenimento. Si può riassumere così la 14ª edizione della Befana del Poliziotto, organizzata a Castrovillari da Alessiulp, il sindacato di polizia, che ha visto al Sibaris uno spettacolo che ha coinvolto grandi e piccini e i familiari della Polizia di Stato. La manifestazione è stata dedicata alla memoria di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, due poliziotti in servizio alla Questura di Trieste, barbaramente uccisi il 4 ottobre del 2019 e che ha avuto come tema del 7° concorso pratico artistico letterario Sicurezza e legalità nell'area del Pollino, riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado ricadenti nella giurisdizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari. Primi classificati nella categoria A le classi quinta A e B primaria Santissimi Medici primo circolo, secondi classificati classi quarta D e C scuola primaria Santissimi Medici secondo circolo, terza classificata Rebecca Baratta, frequentante la quarta classe sezione C scuola primaria Santissimi Medici secondo circolo. Nella categoria B, primo classificato Mimi Alberti, seconda A, scuola secondaria di primo grado Mormanno Laino, premio 250 euro. Secondo classificato Francesco D'Alessandro, seconda A, scuola secondaria primo circolo Mormanno Laino, premio 150 euro. Terzo classificato Carlo Innocenti, premio 100 euro, prima D, scuola secondaria di primo grado De Nicola Fortunato Castrovillari. Categoria C, primo classificato Maria Chiara Lauro, premio 250 euro, quarta B, ITIS Enrico Fermi Castrovillari, secondo classificato Alessia De Luca, terza A ITIS Fermi Castrovillari 150 euro e terzo classificato Concetta Petrassi, quarta B ITIS Enrico Fermi Castrovillari, premio 100 euro. Durante la serata condotta da Cinzia De Santis e Antonio Pandolfi è stato consegnato un assegno di 2.500 euro alla casa di Ischua, diretta da Mariolina Lucisano, che servirà per allestire una sala multimediale.